Benvenuti, grazie di essere qui. Oggi l'amministrazione capitolina, insieme ad Acea, insieme agli organizzatori di questa bella festa di Roma, presenta questa nuova festa per il 2018. Siamo molto orgogliosi perché sulla scorta dell'idea che avevamo avuto e realizzato lo scorso anno, che come avete visto è stato qualcosa che non era mai accaduto prima, un capodanno che viene festeggiato da tutta la città per 24 ore. Ebbene, sulla scorta di quell'evento ci siamo voluti dedicare con ancora più determinazione, più passione all'evento, e quest'anno avremo ancora 24 ore, ma su uno spazio che raddoppia di fatto il luogo dedicato alla festa. Passiamo dai 74.000 metri quadri del 2017 ai 154.000 previsti per quest'anno. Una festa che praticamente abbraccia una buona parte della parte centrale di Roma, e avrete probabilmente una mappa. Partiamo da Piazza dell'Emporio, corriamo tutto il Lungotevere Aventino e arriviamo al Ponte Garibaldi. Ci saranno performance, ci saranno palchi con musica, con teatro, eventi di esibizione di danza, postazione per artisti di strada, ci sarà tantissimo. In 24 ore abbiamo cercato di far vivere la città, i cittadini, i turisti, un'esperienza unica. Abbiamo voluto accogliere così l'inizio del nuovo anno. Io per questo evento devo ringraziare tutti quelli che stanno lavorando da parecchio, a partire dall'assessore Luca Bergamo e l'assessorato alla crescita culturale, a seguire il Dipartimento delle Attività Culturali, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Associazione Teatro di Roma, l'Azienda Speciale Pala Expo, la Casa del Cinema, la Casa del Jazz, la Commissione Cultura di Roma Capitale, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Roma Europa, la Fondazione Teatro dell'Opera, l'Istituzione Biblioteca di Roma, Zetema Progetto Cultura. Tutti questi enti che di fatto lavorano con noi per Roma Capitale hanno dato vita a un'organizzazione, a quello che sarà un evento che riteniamo indimenticabile. Abbiamo, ovviamente, ci siamo aperti ai privati e si realizza in questo caso una interessante collaborazione pubblico-privato. Abbiamo fatto un bando per organizzare la notte di Capodanno e ringraziamo Stefano Mannucci, l'operatore culturale che ha vinto e che organizzerà e realizzerà all'interno del Circo Massimo, che è l'area nella quale il 31 di dicembre si svolgerà l'evento principale, organizzerà eventi di musica e un evento con dei performer molto, molto particolari che abbiamo qui oggi tra noi, che hanno personalizzato il loro spettacolo. Loro sono la Fura del Baus e portano a Roma una marionetta gigante, il Prometheus. E ci sarà ancora musica e spettacolo e luci e suoni. E tutto questo lo abbiamo fatto perché Roma merita di festeggiare non solo una notte, ma 24 ore. E visto che 24 ore non sono neanche abbastanza, abbiamo deciso di fare un'altra cosa. Con Acea, che ringrazio, con il Ministero dei Beni Culturali, e con la sovrintendenza e la sovrintendenza, dopo 13 anni abbiamo di nuovo illuminato il Palatino e l'area archeologica antistante il Circo Massimo, ma non per una notte. Inizieremo a mezzanotte del 31 e sarà un'illuminazione permanente. Dopo 13 anni questo complesso archeologico viene di nuovo illuminato in maniera permanente. Io sono sincera, ritengo che aver organizzato una festa così importante, che ha una ampia scaletta di eventi, un programma estremamente ricco, che abbraccia peraltro non solo tantissime tipologie di esibizioni, ma è dedicata a un pubblico variegato, ci consenta di unire ancora di più Roma, i romani, i turisti in una comunità ideale, che è quella che vogliamo ricostruire. L'evento si svolge sostanzialmente in tre blocchi. C'è l'evento notturno, che culmina chiaramente a mezzanotte del 31 dicembre, c'è la parte centrale nella quale si aspetta l'alba e c'è poi
tutta la parte della festa del giorno dopo, che si svilupperà per lo più sui ponti e avrà un ricco programma dedicato ai bambini dalle 10 alle 16, che si svolgerà prevalentemente nel Giardino degli Aranci e all'interno della biblioteca centrale. Abbiamo pensato sostanzialmente di accogliere tutti, dai bambini ai giovani alle persone più adulte, differenziando l'offerta per far sì che i romani e i turisti e chi è a Roma in quel periodo possa effettivamente vivere e respirare la città. Non vogliamo persone che rimangano dentro casa, vogliamo persone che vivano, che escano e che festeggino con noi l'inizio del nuovo anno.